hanno scritto una gran parte della verità su questa vicenda. La cosa che più importante, che è la cosa che fa più male a noi familiari delle vittime, sono gli anni di vita. È facile sentirsi dire sono morte per te. È doloroso sentirsi dire che il tuo familiare ha vissuto per ore in attesa di te. Io voglio rilanciare un'immagine, che è quella delle due bambine di Pisa di un anno e 5 anni abbracciate ai genitori che gridano. Perché questa immagine dovrebbe rimanere stampata negli occhi di chi ha scritto la sentenza sulla storia dell'umanità. Perché è vergognoso in un paese civile scrivere una sentenza di questo. È vergognoso privare un paese democratico di una verità. E a me fa piacere vedere che ci sono tanti sindaci, tanti amministratori che possono portare la voce. Io ho detto un'altra cosa che la Commissione è riuscita a fare, riportare questa vicenda all'attenzione della comunità nazionale. Perché il 10 aprile 1991, la data del 10 aprile, se la ricordano solo a Livorno quando si parla di Versailles. Non comprate un giornale nazionale, ma non guardate un televisore nazionale, non so se oggi ve le dico la cosa, non c'è mai niente in questo centro. Non si dice oggi l'anniversario della più grave strage, come ha detto il sindaco di Livorno, grazie a Dio. Non troverete niente. Io quando sono entrato nell'aula del Senato, e ho visto così tante telecamere, tutti i nazionali, la stampa nazionale, e finalmente un altro atto importante è riportare questa vicenda agli occhi dell'opinione pubblica. Perché vedete, quando si dice guardavano la partita, è stato un incidente, rimane nella memoria. Spesso, se voi aprite pesce, se la sono cercata perché guardavano la partita, è questo che è rimasto negli occhi e nella memoria della gente, non una strage, ma un gruppo di persone che un giorno decide di guardare la luce e va a parte con lei. La verità lo sappiamo un altro, è stato bisogno della Commissione, ma noi la sapevamo, l'abbiamo gridata in questi 7 anni, l'abbiamo gridata in altri. Ma la verità è la conta di un armatore che non viene mai chiamato in casa, perché la magistratura inquisisce il padre, ma non il figlio che è reale all'armatore del traghetto. Qui non si capisce perché tacca tacca, le documentazioni dicono che è Vincenzo Onorato l'armatore del traghetto. Si apre un fascicolo nei confronti di suo padre, chiaramente si chiude, adesso con la metà non sono sicuro. Oggi la Commissione ci ha detto un'altra cosa, ci ha detto per esempio che a pochi giorni dalla tragedia, mentre noi continuiamo, qualcuna dei familiari era ancora a Livorno per il riconoscimento del proprio conflitto, Navarra e Snam fanno un accordo assicurativo che diventa la pietra tombale di questo progetto. Scrivono una verità, dicono noi non abbiamo colpa, noi paghiamo. Noi come benefattori veniamo incontro alle famiglie e diamo il senso. E questo è un altro. Ma credo che questo sia il segnale più importante che noi dobbiamo consegnare alla magistratura. Perché la magistratura inquirente
per sapere da dove veniva. A noi ci hanno detto che veniva dall'Egitto, oggi sappiamo che veniva da Genova. Oppure c'è un altro prodotto trasportato che chiaramente venendo da un altro posto è facile che il carico fosse decisamente diverso. E non ce lo spieghiamo. E non ce lo spieghiamo perché non ci sono fatte tutte queste operazioni di indagine all'inizio della ricerca. Poi però, torniamo un passo indietro, c'è stato questo famoso accordo tra Nanni Navarro, che ha scritto una storia, che è la storia che hanno raccontato, chiaramente uno che era dopo l'altro ieri, guardavano la televisione, guardavano la e non si sono forte
credo che non possano essere magistrati il procuratore del capo della Repubblica di Livorno, quello di Roma, che ricevono e hanno ricevuto il materiale della commissione d'inchiesta, non possono fare più interrogazioni. E soprattutto non accetteremo un'altra cosa, lo dico chiaramente, non accetteremo la prescrizione. Che questa è una strage, perché strage nel nostro paese non fanno mai, nessuno. Allora alla magistratura il modo di trovare gli escamotage, il dolo. Noi chiediamo che il processo sia riaperto e che finalmente quelle persone indicate dalla commissione d'inchiesta salgano sul banco. Vogliamo l'armatore onorato, vogliamo l'Arnani, vogliamo tutti coloro che hanno impedito l'accertamento. Perché non ci dimentichiamo di niente. Non ci dimentichiamo di chi l'11 aprile 1991 è salito a bordo a modificare lo stato di luogo. È chiaro. Perché si voleva nascondere.